Procuratore Gratteri, sono passati 30 anni dalle stragi e siamo ancora ormai nei giorni della memoria di Paolo Borsellino. Ora abbiamo già attraversato la memoria di Giovanni Falcone. Lei ha parlato di Gattopardi e nelle giorni di commemorazione di Falcone. Ancora oggi ci sono Gattopardi da aspettare in questo giorno. Se uno conosce un minimo la storia di Falcone, di Borsellino, se uno conosce le traversie che questi due grandi uomini hanno avuto, le derisioni, le umiliazioni. Lei pensi che Falcone, quando si è candidato al CSM, in un bacino elettorale di almeno 500 voti, ha preso 51 voti. Si è candidato per l'ufficio istruzione e gli è stato preferito uno che non aveva mai fatto indagini di mafia. Non è stato fatto procuratore nazionale antimafia. Cioè, è stata una persona molto ostacolata, un fuoriclasse, una persona che capiva le cose 20 anni prima degli altri, proprio grazie alla sua intelligenza, al suo acume, al dato e al fatto di essere siciliano, di conoscere i loro interlocutori, sia quelli di Falcone che di Borsellino. Eppure questa gente in vita è stata derisa, anche da magistrati, anche da uomini delle istituzioni. E poi invece da morti tutti sono saliti sui palchi a commemorarli, tutti erano amici di Falcone, tutti avevano lavorato con Falcone, ma questa ufficio di Falcone quanto grande doveva essere perché tutti hanno lavorato con Falcone. E poi Borsellino, una persona che ha vissuto gli ultimi meno di due mesi della sua vita sapendo di morire, sapendo di dover morire, mentre la morte di Falcone per tutti noi è stata una sorpresa, quella di Borsellino no. E allora, se la moglie ha detto, come ha detto nel processo, che il marito tornava sempre più nervoso, sempre più preoccupato quando tornava da Roma, e se è vero che lui, come è vero, lui annotava tutti gli incontri importanti in quell'agenda rossa, e non vi sembra strano, anomalo, che mentre scombia quella bomba che demolisce le facciate di quei palazzi, mentre bruciano le gomme, l'olio, pezzi di carne a terra, c'è una persona che ha la freddezza, la lucidità di aprire uno sportello, prendere la borsa, e poi quell'agenda rossa sparisce, non l'agenda marrone, quella dove si annotavano le cose di tutti, ma in quell'agenda rossa annotava gli incontri, faceva le considerazioni. E allora quell'agenda rossa doveva essere il filo d'Arianna per capire la strage di Capaci, per capire i mandanti della strage di Capaci. E allora io penso che fino a quando non si trova quell'agenda rossa bisogna lavorare, non bisogna mai fermarsi, mai stancarsi di indagare, di investigare, perché quell'agenda rossa può essere anche, chi ha quell'agenda rossa può anche continuare a ricattare pezzi di potere di questo momento storico del 2022. Quando sono stato sentito in audizione al CSM per il posto di procuratore nazionale antimafia, e mi è stata fatta proprio la domanda cosa pensavo delle stragi, quale sarebbe stato il mio approccio, quale sarebbe stata la mia visione, se avessi dedicato tempo, spazio, energie, uomini allo stragismo, a quello che è accaduto. Io ho detto che per me era una priorità creare un gruppo di lavoro. Io sicuramente come a capo di questo gruppo di lavoro avrei messo Di Matteo, perché non c'è dubbio che fino a quando non si trova quell'agenda l'indagine ovviamente non è conclusa. E guardate che l'agenda, e c'è una connessione tra la strage di Capaci e di quella di Via D'Amelio, perché in quell'agenda ci può essere la chiave dei mandanti della strage di Capaci. Guardando dall'esterno, stiamo attraversando un momento delicato sul piano politico-legislativo.
sulle normative, soprattutto nella lotta e il contrasto alle mafie e ai sistemi criminali. È anche questo un modo per tradire la memoria di Falcone e Borsellino? Ma in questo anno io ho visto modifiche normative per me inimmaginabili. E questo tipo di normative che non servono assolutamente ad accelerare né ad aumentare il livello di garanzia dell'indagato e dell'imputato né ad accelerare i processi. E allora si sta andando verso un sistema di contrasto a maglie larghe, si stanno facendo delle cose, si sta mandando messaggi, un messaggio devastante, cioè quello che alla fine tutto si aggiusta e alla fine tutto si può ricomporre. E ora vediamo queste ultime modifiche in materia di regime carcerario, la possibilità anche per l'alta sicurezza, a parte non solo di godere della casa dell'amore 24 ore ogni 30 giorni di stare con la moglie o col marito, ma anche la possibilità gli ultimi 4 anni di condanna scontarli fuori dal carcere. E questo mi pare che sia un messaggio molto brutto, molto devastante, che non incentiva la gente a denunciare, gli usurati, gli estorti, chi subisce vessazione a denunciare, tanto poi alla fine uno sconto, un occhio di riguardo ci sarà per tutti. E allora purtroppo noi in Sicilia abbiamo portato per i 30 anni delle stragi, abbiamo portato in dono l'improcedibilità, dall'improcedibilità fino alla casa dell'amore nelle carceri. Lei prima ha parlato di ricatto, oggi l'andrangheta, Cosa Nostra, il Camorra, i sistemi criminali in sé che godono anche di poteri, relazioni con poteri alti, si dice fatturano anche grazie al traffico di stupefacenti e altro 150 miliardi di euro l'anno, approssimati per difetto. Questo denaro, questa liquidità è in grado anche questa di ricattare uno Stato come il nostro Paese? Non lo so, se è ovvio che le mafie sono presenti dove c'è da gestire denaro e potere, è ovvio che con i soldi non si comprano solo alberghi, ristoranti e pizzerie, si può comprare anche degli altri, si compra anche il potere discrezionale di un pubblico amministratore, di un funzionario. Un'ultima domanda, naturalmente noi siamo solidali, abbiamo seguito i fatti che l'hanno riguardata ultimamente, siamo solidali con tutto quanto quello che è successo, quello che si è saputo. La domanda è molto semplice, una risposta secca. Noi vediamo che non c'è solamente l'andrangheta che la vuole eventualmente fermare. È così veramente o c'è dell'altro, insomma, non è solamente l'andrangheta, è molto di più. Non ne posso parlare di questo perché sono indagini in corso.